le pace di Parigi, che vengono concordate tra il 18, fine 18, dopo la fine della guerra, della prima guerra mondiale, e nel 19, perché le, di solito si sente la, perché come vedremo in realtà ci furono vari diversi trattati di pace, non uno solo. Qui sospendiamo un attimo, no, il decorso della rivoluzione russa, cioè ci fermiamo al 20, poi andremo avanti e consideriamo le ripercussioni della rivoluzione bolscevica, innanzitutto a livello, innanzitutto nella prima guerra mondiale, poi sulla situazione politica internazionale successiva. Sapete, no? La conseguenza immediata fu con la pace di Brest-Litovsk del marzo del 1918, che l'esercito russo smise di combattere, in realtà poi aveva già smesso prima. Comunque la Russia comunista bolscevica si ritira dalla guerra, e quindi naturalmente nell'immediato questo provocò, l'avete già studiato e credo capito, un forte indebolimento dei dispositivi militari, della forza militare dell'intesa, e ovviamente un vantaggio invece per gli imperi centrali, per l'alleanza tra Secondo Reich, Impero Austro-Ungarico, Impero Turco. Naturalmente potendo spostare molte truppe, quasi forse la metà, no, forse un po' meno dei rispettivi eserciti dal fronte orientale, i tedeschi e gli austriaci potevano organizzare delle offensive, in particolare in Italia. Ci fu poi la famosa offensiva dove sul fronte italiano affluirono anche delle truppe tedesche. Ci fu la famosa rotta, no, nel 17, la famosa rotta di Caporetto, e poi appunto la ritirata fino al fiume Piave, ma in realtà sembra, dagli ultimi studi storici, che la rotta di Caporetto fu dovuta soprattutto a errori dello Stato Maggiore italiano, più che a superiori capacità dell'esercito austriaco, aiutato dall'esercito, da alcuni contingenti dell'esercito tedesco. Comunque queste offensive, come sapete, furono bloccate, e poi con l'arrivo delle truppe americane fresche, ben armate, anzi super armate, quelle tecnologicamente, quelle che disponevano di armi tecnologicamente più avanzate, oltre che in numero maggiore, gli imperi centrali furono sconfitti. Questa, no? Quindi la vittoria dell'intesa, la sconfitta degli imperi centrali, naturalmente portò innanzitutto immediatamente alla dissoluzione, no? Pensiamo bene, di quattro imperi: il Secondo Reich tedesco, l'Impero Austro-Ungarico, l'Impero Turco-Ottomano, morto definitivamente anche lui, e l'Impero Russo, però, seppure indirettamente. Quindi sicuramente una svolta da questo punto di vista. Dunque, però, questo comportava anche un enorme problema di riassetto dell'ordine politico internazionale in Europa, ma in parte anche nel Medio Oriente, perché non dimentichiamoci che l'impero turco-ottomano occupava anche Arabia, il Medio Oriente, no? La Palestina. Tutto fu deciso in base a vari trattati, no? La seconda, no? Tra
trattato con la Germania, un trattato con l'Austria, un trattato con la Bulgaria, dai rappresentanti delle potenze vincitrici, ovvero Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti e Italia, poi come vedremo, per quanto riguarda il Regno d'Italia solo in parte, perché, anzi diciamo subito questo, siccome il governo italiano non riusciva a ottenere tutto quello che era stato stabilito nel patto di Londra nel 1915, e anche qualcos'altro in più, per esempio la città di Fiume, che invece no, aveva aggiunto agli accordi di Londra, per protesta il governo italiano si ritirò dal tavolo di trattativa di Parigi e quindi poi fu in realtà mossa sbagliatissima, poi questo vedremo meglio perché, il governo italiano fu tagliato fuori, in particolare fu tagliato fuori dalla spartizione delle colonie tedesche. Quindi alla fine le paci di Parigi furono fondamentalmente stabilite dall'accordo, da un compromesso tra Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti. Gli Stati Uniti naturalmente avevano un peso notevole, perché alla fine il loro intervento aveva deciso la partita. Il presidente degli Stati Uniti era il democratico Wilson. Il democratico Wilson propose una carta, un documento basato su 14 punti, che sosteneva il principio di autodeterminazione dei popoli, ovvero che ogni popolo doveva governarsi in modo libero e democratico, e poi questo principio viene declinato nel senso di stati nazionali, ovvero il criterio fondamentale dei trattati di pace deve essere quello che a ogni nazione deve corrispondere uno Stato, a ogni uno Stato una nazione, no? Cioè deve nascere l'Europa, ma anzi il mondo, degli Stati nazionali. Ecco perché poi il termine nazione divenne sinonimo di Stato, per cui no, ci può essere poi la confusione a livello di discorso storico-tecnico tra nazione come Stato e invece il vero significato. Ok? Comunque, oltre al principio di autodeterminazione dei popoli, complementare il principio di cooperazione, ovvero non solo la pace, la pacifica convivenza fra tutti gli stati nazionali, ma anche la cooperazione internazionale, accordi ovviamente economici per favorire lo sviluppo di tutti i paesi. E in questo senso poi Wilson promosse anche la costituzione di un organismo internazionale che garantisse appunto questi principi, i principi che lui aveva esposto nei 14 punti, che poi effettivamente si formò, si costituì, denominato la Società delle Nazioni. Effettivamente nacquero, sulla base del principio di nazionalità, nacquero nuovi stati, in particolare lo stato polacco, che era, vi ricordate, era stato
partito nella seconda metà del Settecento, rinasce la Polonia, la Cecoslovacchia, che comprendeva l'attuale Repubblica Ceca e l'attuale Repubblica Slovacca, la Jugoslavia, che vuol dire, no, Slavia, terra degli slavi del sud, degli slavi meridionali, che comprendeva gli attuali Slovenia, Croazia, Serbia, principalmente Bosnia e Erzegovina, anche Montenegro. La nascita della Jugoslavia era il motivo per cui Wilson soprattutto si era opposto a concedere al Regno d'Italia tutto ciò che era stato promesso nel Patto di Londra. Wilson non aveva firmato il Patto di Londra, ma quindi è chiaro che però nel momento in cui lui aveva dato un contributo, gli Stati Uniti avevano dato un contributo fondamentale alla vittoria, aveva voce in capitolo. Quindi Gran Bretagna e Francia dovevano accettare, in nome del principio di nazionalità, viene fondata, viene istituito questo nuovo Stato, appunto, che poi è il Regno di Jugoslavia, e quindi è chiaro che l'Istria non poteva essere data all'Italia, scusate, non l'Istria, l'Istria viene data, mi sono sbagliato, la Dalmazia non poteva essere data all'Italia, e anche il protettorato sull'Albania, i porti in Albania, ok, questo però è secondario. Detto questo, le decisioni più importanti riguardarono anche i paesi sconfitti, gli stati sconfitti. Allora, la Turchia fu ridimensionata più o meno agli attuali confini, non perse il suo statuto di impero, almeno no, di fatto, poi vedremo che... Quindi la penisola anatolica e e Istanbul, no? Il triangolino di Istanbul in Tracia, nella penisola balcanica la Romania fu rafforzata perché si era alleata con Francia e Inghilterra, la Bulgaria invece fu penalizzata perché si era alleata con l'Austria, quindi ridimensionamento territoriale. Ma adesso veniamo alle cose più importanti, l'Austria fu ridotta all'attuale, no, l'ex impero austro-ungarico fu ridotto all'attuale Austria, naturalmente l'Ungheria divenne uno stato indipendente, con territori, no? Estensione territoriale penalizzata a favore della confinante Romania, perché comunque aveva perso in quanto parte dell'impero austro-ungarico, ma lo Stato che viene maggiormente penalizzato, anche se alla fine della guerra lo zar era stato costretto a il Kaiser era stato costretto ad abdicare e andare in esilio, quindi era stata proclamata la Repubblica, no? La Germania da Secondo Reich diventa Repubblica, poi vedremo, Liberal Democratica, il nome che prende è Repubblica di Weimar, che si scrive Weimar con la V doppia. Nonostante questo, la Germania è il paese che viene, è lo Stato che viene più fortemente penalizzato, che subisce le peggiori condizioni di pace, ossia perde tutte le sue colonie, questo ve l'avevo già anticipato, perde molti territori della Prussia
a favore soprattutto del nuovo Stato polacco. In particolare, no, la Prussia viene divisa in due perché viene attribuito alla Polonia una striscia che verrà chiamata Corridoio di Danzica, no? Una striscia di territorio che divideva in due il territorio della Germania, divideva la Prussia orientale dal resto della Germania. Per permettere alla Polonia di avere un accesso al Mar Baltico, dove c'era la famosa città di Danzica, dove era nato Schopenhauer, quando ancora era città libera, poi era diventata Regno di Prussia. Adesso ancora, in base alle trattative di pace, viene stabilita come città libera. Però tutto il territorio per accedere a Danzica viene, appunto, una fetta, una striscia viene attribuito alla Polonia. Ma soprattutto poi la Germania viene penalizzata militarmente e finanziariamente. Militarmente perché praticamente il suo dispositivo militare viene annullato. La flotta si riduce semplicemente a diciamo, lance di polizia costiera. L'esercito viene ridotto a 100.000 uomini armati alla leggera, quindi una sorta di polizia, no? Di polizia interna. Quindi niente aviazione, niente armi pesanti, niente cannoni. Ma soprattutto, la Germania è punita imponendole il pagamento dei risarcimenti di guerra, in quanto giudicata principale, se non unica, responsabile dello scoppio della Grande Guerra. Questa penalizzazione naturalmente fu sostenuta soprattutto dalla Francia, che, non dimentichiamo anche questo aspetto, anzi, no, lo devo far risaltare, la Francia non solo, no, impone alla Germania il risarcimento dei danni, altissimo, enorme. Se la Germania avesse rispettato i termini, no, avrebbe finito di pagare il debito negli anni 60. Okay? Dal 19 avrebbe finito di pagare. Quindi era un debito pesantissimo che portava via forse fino a un quarto del PIL nazionale, del PIL annuale. Quindi, no. Ma in più la Francia si era presa l'Alsazia e la Lorena, eppure il diritto, no, l'Alsazia e la Lorena, le due regioni di confine no, si erano sempre, vi ricordate che la Germania si era ripresa nel 1870-71 la guerra franco-prussiana, appunto per la Francia era rivincita, no, quindi. La Gran Bretagna, meglio, aveva cercato di attenuare questa posizione, anche Wilson, ma la Francia alla fine era riuscita a imporre quasi tutta la sua richiesta. E quindi, attenzione, questo è già un primo elemento, no? È un primo elemento potenzialmente bellico, perché di fronte a una duplice possibilità, quella di proprio di. Di eliminare lo Stato tedesco dividendolo, come sarebbe successo dopo, no, la fine della Seconda Guerra Mondiale, oppure essere moderati e sperare, no, in un cambiamento politico, dato che già il Reich era finito e c'era una Repubblica Democratica. No, alla fine la Francia impose una via di mezzo che ovviamente non garantiva la possibilità che la Germania non si riprendesse, non riacquisisse potere politico, ma diciamo così, oltretutto fomentava la reazione nazionalistica. Perché
perché i tedeschi naturalmente non poterono che sentirsi, almeno in gran parte, fortemente umiliati, nonché vessati dal debito di guerra, dall'enorme ingente debito di guerra che dovevano pagare alla Francia. Sintesi conclusiva, legata alla teoria della seconda guerra dei trent'anni. Le paci di Parigi in realtà non garantivano la pace, se non, diciamo così, si può dire che causavano direttamente la guerra, cioè la seconda guerra mondiale, sicuramente si può dire che facilitarono lo scoppio della seconda guerra mondiale, e quindi si possono trovare ulteriori conferme appunto alla tesi della continuità tra la prima e la seconda guerra mondiale, ovvero un'unica guerra con una tregua armata intermedia che comunque mantiene una forte dose di bellicismo. Quali sono questi motivi? Beh, innanzitutto la nascita, no, ripartiamo dalla rivoluzione bolscevica. La nascita dell'Unione Sovietica introduce un elemento di conflittualità radicale, gravissimo. La nascita dell'Unione Sovietica, prodotta dalla Grande Guerra, è come una bomba d'orologeria. Perché? Perché l'Unione Sovietica, in quanto appunto Stato socialista comunista, ovviamente era strutturalmente, costitutivamente in conflitto con tutti gli altri stati in quanto capitalisti. Come vedremo, l'Unione Sovietica subito, ma Lenin questo lo sostiene subito, no? Marx aveva detto: proletari di tutto il mondo unitevi. Questo vuol dire che l'Unione Sovietica deve esportare la rivoluzione in tutti i paesi del mondo, a cominciare da quelli europei. Quindi un fortissimo ulteriore nuovo fattore di conflittualità, instabilità a livello internazionale. Primo. Secondo, il principio nazionale. In realtà il principio nazionale non solo fu applicato in modo maldestro, perché oggi sappiamo benissimo, per esempio, che la Cecoslovacchia non era una nazione. Sono due nazioni e invece le mettono insieme. La Jugoslavia, purtroppo, no, le guerre tra i vari stati della ex Jugoslavia lo hanno sanguinosamente attestato, la Jugoslavia non era uno stato nazionale. La nazionalità croata era diversa da quella slovena, da quella serba, da quella bosniaca. Ma non c'era solo... Appunto, questi furono proprio errori di ignoranza, di incompetenza, ma al di là di questi errori il principio nazionale era difficilmente applicabile, perché ci sono in Europa, ci sono e c'erano vaste aree, vasti territori in cui le popolazioni sono miste, c'è un misto di nazioni. Per cui alla fine nel regno di Polonia c'erano un sacco di russi e di tedeschi. In Cecoslovacchia, nella Cecoslovacchia occidentale, c'era una minoranza di milioni di tedeschi. In Romania c'erano anche russi, ungari, in Polonia anche bielorussi, ucraini. Quindi in realtà non costituirono degli stati nazionali. Questo cosa provocò? Provocò che le etnie dominanti, le nazioni dominanti, i polacchi, naturalmente discriminarono i cittadini sudditi interni, che erano russi, che erano bielorussi, che erano ucraini, cioè fomentò dei fattori, degli elementi di
guerra civile interna, di divisione quantomeno, contrapposizione, rancore e quindi violenza, sete di vendetta, che naturalmente erano la miscela esplosiva che poteva, no, benissimo poi dar luogo ad una guerra. I tedeschi, come vedrete, la minoranza tedesca in Cecoslovacchia è vessata dalla maggioranza ceca, ok, noi interveniamo per in loro, no, è un intervento umanitario, così intanto. Terzo fattore e ultimo fattore di grande instabilità, ok, la società delle nazioni, no, la società delle nazioni sembrava invece proprio una misura di sicurezza per evitare lo scoppio di una nuova guerra. Purtroppo il congresso statunitense a maggioranza repubblicano votò contro l'ingresso degli Stati Uniti nella società delle nazioni. Poi la presidenza Wilson, come vedremo, fu rovesciata nelle nuove elezioni da una serie di presidenze repubblicane. I repubblicani seguirono una politica estera isolazionista, cioè me ne frego dell'Europa. Quindi in realtà la società delle nazioni rimase teoria, cioè fu costituita, presero parte, ne furono membri tutti gli stati europei, non solo, come vedremo, ma che era, ormai era chiaro che lo stato più forte, egemone a livello mondiale, erano gli Stati Uniti. Solo gli Stati Uniti potevano fare da arbitro e da paciere, no? Con la loro forza, con la loro potenza, ma nel momento in cui gli Stati Uniti si sottraggono, ovviamente non c'è più un arbitro, non c'è più un elemento di forza che garantisse veramente la stabilità delle relazioni internazionali e quindi della pace.